metro, tram, treni suburbani e regionali, Danubio, a tavola con musiche dal vivo, era la prima parte di questa Budapest 2017. Ora la seconda parte inizia coi tram della linea 2 davanti all'Orsakaz, il neogotico fastoso parlamento, enorme complesso costruito fra il 1884 e il 1902. 691 locali, lungo 268 metri, cupola alta 96 metri, decori affreschi e statue dei più famosi pittori e scultori ungheresi del XIX secolo. Sorge sulla sponda sinistra del Danubio, quella di Pest. Questi sono i Villa Moscia, gli elettrici, come qui chiamano i tram della strapanoramica linea 2, già percorsa nella prima parte. Circolano i tram Ganz, ciuclos articolati a tre casse, prodotti negli anni 1965-78 e ristrutturati due volte, l'ultima nel 94. Ne circolano tuttora una ventina degli oltre 150 originali. Ideino ferroviario questo è, però un paio di minuti e brevi immagini per accennare al fasto e alla bellezza dell'immenso parlamento. Per questo palazzo 1000 lavoratori furono impegnati senza soste per 17 anni, interni in stile rinascimentale e barocco. Questo scalone d'onore ne è l'espressione. Il palazzo è fra gli edifici più grandi del mondo. L'ala nord è occupata dagli uffici del primo ministro, l'ala sud dagli uffici del presidente della repubblica. Nella sala della cupola niente riprese, ospita, presidiata da guardie, la sacra corona di re Stefano, lo scettro e la spada. Sono le insegne simbolo dell'identità nazionale, della storia e della cultura millenaria del regno ungherese. Infiniti e decorati corridoi e si giunge alla sala del congresso a forma di ferro di cavallo e dai rivestimenti in rovere. Curioso questo portasigari numerati, li faceva ritrovare ai deputati dopo che erano andati a votare. Uscendo dal Parlamento, sul lungo Danubio, sul ciglio della banchina, l'installazione scultorea delle scarpe, un memoriale dell'Olocausto. Ricordano le scarpe un massacro di cittadini ebrei la notte dell'8 gennaio 1945. Trascinati al Danubio, legati a gruppi di tre, uccisi con colpo alla nuca, i cadaveri gettati nel fiume. Tram 2 e torniamo alla base, lo strategico hotel al Ponte Margherita, giusto al capolinea di questo tram 2. Sfila quel mixer di stili rinascimentali, barocchi, classici, propri dell'eclettismo a cavallo fra 8 e 900. Il Museo Etnografico e idem il Ministero dell'Agricoltura.
cena, poi andiamo con treno suburbano EV, linea H5, già ripreso ieri di giorno andando alle rovine romane di Aquincum. Cena dunque in un vendeglo, letteralmente osteria locanda, un bel po' fuori mano a Obuda, ma molto particolare e gradevole. Vantano di aver ospitato da Woody Allen ad Arnold Schwarzenegger, da Charles Bronson a Roger Moore e i soliti potenti, da Jimmy Carter a Giscard d'Estaing. Ah, un italiano, Toto M. Cotugno. E ah, bis, dimenticavo, si mangia bene, piatti tutti in stile ungherese. Un primo è sulle 1000 corone, 3 euro. Uno stufato sulle 1600 corone, circa 5 euro e mezzo. Il pesce, caro, 4000 corone, circa 14 euro. Cheli, il nome della famiglia che gestisce questo locale, un'isola del passato. Riprendiamo il suburbano H5, ha il capolinea sulla sponda di Buda, con davanti il Ponte delle Catene, di fronte il Parlamento. Tram delle linee 1941 sopra, suburbani e il metrò sotto. Riprendiamo suburbano H5 per una sola fermata, fino al Ponte Margherita, dove un tram delle linee 4 o 6 lo attraversa e ci lascia davanti all'Hotel City Ring, la nostra base. Ferropatite lo esige, due passi e sono alla splendida stazione di Nyugati Palayudvar. Traduzione, stazione ovest, anno 1877, è la seconda più importante della città dopo Cheleti. La terza è Delhi, visitata ieri. Davanti transitano i lunghi e nuovi tram, anno 2010, Siemens Combino Plus. Sono lunghi 54 metri. I progettisti lavoravano nello studio di Gustave Eiffel. Una blitz, una ricognizione, perché ci tornerò fra un paio di giorni per un treno storico spettacolare. Una delle 25 loco bombardier Trax, sigla P160 AC2, da 5600 kW e 160 all'ora. La maggior parte dei treni internazionali utilizza la stazione principale di Cheleti, ma da fine di quest'anno da qui partiranno treni per Bratislava e Praga, oltre al notturno per Kiev. La tettoia storica ospita i binari da 10 a 13. In totale, però, i binari sono 17, considerando le ali laterali. Esco e questa ala nord ha la parte nuova con i binari da 1 a 9. Dall'altra parte, l'ala sud con i binari da 14 a 17. Al centro la tettoia, qui lato linea. Come accennato, tornerò quando ci sarà bel movimento e il treno storico. Seguo a piedi il tram per la distanza di una fermata. Laggiù la stazione.
qui, dietro il tram, la base, il City Hotel Ring, e vedo la finestra illuminata. Mi avrà atteso per riprendermi. Alla mia età ancora corro dietro a treni e trenini, su via. Sì, esiste una linea davvero sottile fra hobby e malattia mentale, lo so. Di buon mattino prendo il turistico tram 2. Oggi sarà giornata di treni straordinari, semplicemente inimmaginabili nella nostra Italietta. Ma inizio con la normalità di treni quotidiani. Dopo la già percorsa nei giorni scorsi suburbana H5, oggi, per cominciare, sto andando alla H7, suburbana di 7 km, costruita nel 1951 per il sobborgo di Cepella. Sempre dove circolano convogli vecchiotti, si intende. Dopo aver, diciamo, circumnavigato il Parlamento, girandogli intorno insomma, i tram della panoramica linea 2 corrono lungo la sponda sinistra del Danubio. Sfila sul colle il quartiere della Fortezza, fu il primo nucleo storico di Budapest. Riprese soprattutto interne traballanti, è il vecchio Ganz che si dimena. Ci avviciniamo al Ponte delle Catene. In alto il maestoso castello di Buda, palazzo reale dei re ungheresi. Budavari-Siklo, la funicolare costruita nel 1870, collega il Ponte delle Catene al castello di Buda. Ponte Elisabetta, il primo fu nel 1897, fatto saltare dai tedeschi nel 1945 e ricostruito, come lo vediamo, nel 1964. Dietro, sul colle, la cittadella. Le Terme Rudas. Budapest è ricchissima di bagni termali. L'uso risale al 1500, al tempo degli ottomani. Ora il Ponte della Libertà. Qui sulla sinistra Fova Mater, la piazza dello storico mercato coperto centrale, pranzo con musica dal vivo ieri. Sottopassiamo la piazza del mercato. Di fronte le terme Geller, in stile Art Deco, anno 1918. Valno, la balena di vetro, dal 2013 eventi e centro commerciale. Scendo a Vorarosteir, sotto l'imbocco del ponte Petöfi, piazza grande snodo dei trasporti, tram, bus, suburbana H7. Il Petöfi, lungo 514 metri, fu inaugurato nel 1937. Ci transitano i tram delle linee 4 e 6. A questo suo imbocco termina il Gran Boulevard della città, percorso in tram nei giorni scorsi, andando al poco conosciuto monumento dei ragazzi della Via Pal. Capolinea della H7, le suburbane sono elettrificate a 1000 volt corrente continua. I treni sono i LU, ex Repubblica Democratica Tedesca. Lo spartano convoglio, una doppia di MXA di seconda serie, visti già sulla H5. 100 complessi a tre casse, accoppiabili, anno 1975. Partenza non appena giunge quest'altro convoglio. La linea è a binario unico e tutta in superficie.
Il ponte Racozzi, anno 1995. Dietro e affiancato un ponte metallico, solo ferroviario, a due binari. Lo Sekotel Vasúti híd, che poi significa ponte di collegamento ferroviario. Il primo fu nel 1877, sostituito nel 1913, distrutto in guerra e ricostruito infine nel 1953. Velocità dei treni sul ponte 60 all'ora. Questo solo un ponticello in ferro su un largo canale. Poi la linea fila dritta fra campi a sinistra e insediamenti industriali a destra. A Sabatki Koto, un vasto scalo intermodale con banchine ed arsene di carico-scarico sul Danubio. Cepel, grosso centro commerciale, il capolinea della H7, uno scalo vero e proprio, lungo oltre 500 metri e con un fascio di 8 binari. Quarantenne elettromotrice della Lokomotiv po' Elektrotechnische Werke, azienda della Repubblica Democratica Tedesca di Hennigsdorf. Fondata dall'amministrazione militare sovietica nel 1945, nel 1992 l'azienda fu inglobata dalla AEG. Da Te Tigre, fra un momento, è in arrivo un convoglio anni 60. La sigla sul frontale, BHEV, è un acronimo di, prendo fiato, Budapesti Héjárdákó Vasút, cioè ferrovia di interesse locale di Budapest, dal nome del servizio suburbano, quelle che oggi sono le linee H5, 6, 7, 8 e 9. Elettromotrice tipo L7 della Ganz, le prime nel lontano 1943. Per le forme squadrate e la scomodità dei passeggeri soprannominate Tigre, dal nome dell'omonimo squadrato e scomodo carro armato tedesco. Serie Mixa, 54 convogli degli anni 60 dal design elegante. Arriva una MXA che prenderò per tornare. Ho fretta, andrò a visitare una ferrovia straordinaria e sorprendente.
preciso il ritorno, linea già vista, treni poi sempre pieni e risiamo al capolinea di Bora-Roche-Ter. Lato Danubio, lato movimentata piazza. Partendo la MXA lascia la ribalta un pezzo unico, una Mixa riportata da poco in livrea originale, primi anni 60, secolo scorso. Motrice 831 e 832, rimorchiata intermedia 616. Una Mixa va, una arriva. Mixa 850, livrea ordinaria attuale. Sulla Danubio l'attracco dei battelli pubblici completa l'interscambio di questa piazza. Di 20 anni più giovane questa MXA in arrivo. Nella grande piazza, gruppo in bronzo e pietra, il commerciante di vini, opera di Imre Varga, 1983. Tornando, un blitz a Fauvanterre al Liberty di fine 800, mercato coperto,
tetto in piastrelle di maiolica, grande tettoia in ferro e vetro. Prendo tram 2 nella sotterranea fermata. Dalla sponda di Pest passo a quella di Buda, al grande interscambio su rotaie di Selle-Kalmanter. Prendiamo tram della linea 61. La meta è la Jermekvasut sulle colline intorno a Buda, una vera e propria ferrovia. E che ferrovia! Gestita da ragazzi e ragazzine dai 10 ai 14 anni. Viaggiamo su una coppia di tram Tatra T5-C5 di prima serie, anni 1979-80, assolutamente reostatici. Gli indistruttibili Tatra ci porteranno nel capolinea di Uvosvolg. Nemmeno mia moglie, inaudito, vuol perdersi il viaggetto sulla ferrovia dei ragazzi. Questa 61 è linea molto frequentata, tutta a doppio binario in sede propria. Siamo sulla tram di coda numero 4118. Dunque fra poco saremo alla ferrovia dei ragazzi che ci porterà al suo altro capolinea, dove prenderemo una ferrovia a cremagliera tipica sovietica che scendendo ci lascerà ad una fermata di questo tram 61, un perfetto circolo. Tanti binari in città e non sorprendono, sono 33 linee dei tram, scartamento 1445 mm, alimentazione 600 volt, 156 km di binario, 627 le stazioni. Questa linea 61 è attiva dal 1945, è molto lunga, 11 km, 26 le fermate e molto tradizionali in tutto legno. Uvosvolg è un capolinea protetto come patrimonio monumentale. Una scenografica gradinata in legno e appare il fabbricato viaggiatori, anno 1950. La ferrovia è a scartamento 760 mm. L'attuale nome è Jermekvasut, cioè ferrovia dei ragazzi, e come tutto sia gestito da loro lo vediamo subito già nella biglietteria. Pagherò per due biglietti di sola andata sui circa 12 km della linea 1400 fiorini, cioè ben 4,60 €. Ma devo aggiungere che in Ungheria per gli over 65 anni come me, cittadino UE, i trasporti su metro, tram, battelli, treni metropolitani sono gratis. Basta presentare il passaporto, qualora lo richiedessero. Ferrovia in funzione tutto l'anno, sulle 8 coppie di treni al giorno in inverno.
12 o 13 d'estate e poi ci sono speciali a vapore. Questa linea risale al 1948, al periodo comunista, quando sulle colline di Buda fu realizzata una ferrovia a scartamento ridotto proprio per farla gestire da ragazzi. I lavori terminarono nel 1950. Nel 1990, con la fine del regime comunista, il progetto fu ripensato in chiave turistica e divenne la ferrovia dei ragazzi. I binari rinnovati tra il 1989 e il 91 con rotaie da 48 kg metro e di proprietà delle MAV, le ferrovie statali ungheresi. Nel macchinista tutto è gestito da ragazzi dai 10-14 anni, sotto la supervisione di un adulto. È la più grande e lunga ferrovia per ragazzi del mondo. Erano oltre 50 nel periodo, alcune sopravvivono, cito Berlino, Minsk, Kiev, Poznan, Dresda, Bielorussia, un tipo di cultura ferroviaria che sembra quasi estinto oggi. Manovra una delle sei loco diesel su questa linea, MK45, arrivate nuove nel 1973, costruzione FAUR di Bucarest, Romania. I motori originali sono stati sostituiti nel 2010 con potenti Caterpillar C15. Le loco hanno massa di 32 tonnellate. Oltre le sei diesel idrauliche FAUR, la ferrovia dispone di un'automotrice ABAM2 del 1928, storica, due loco a vapore serie 490, numeri 039 e 056, una vecchiotta diesel C50, poi le carrozze 8 BAWN invernali e 8 BAWNN estive. Questi i rotabili principali, naturalmente. Oggi piove piovigina, la temperatura è proprio poi bassina per essere aprile inoltrato. Ho scelto il treno delle 11:10, il meno frequentato nei giorni feriali. Il mondo della ferrovia che incontra i ragazzi e col fascino dello scartamento ridotto, lontano anni luce dagli obiettivi di ricavo delle frecce ad ogni costo, anche dove un interregionale sarebbe di gran lunga meglio e a buon mercato. Ma tant'è, qui non siamo nella nostra Italietta.
Fanciulla offre ai viaggiatori la possibilità di vidimare da loro stessi i biglietti. Vidimare i titoli di viaggio. Quasi un evento. Certo, portano i giovani. Portano i giovani, eh. Molti baci a casa di Hanno. Molti baci. Borgo di 600 abitanti, stazioncina ai piedi del monte Noti Ash Edi. Giù nella valle del Danubio, Budapest. Contegno, educazione, garbo, gentilezza, da fare invidia ai più prestigiosi ed esclusivi collegi. Ragazzi, dispensati scolasticamente, sono impegnati un paio di volte ogni 15 giorni e ruotano nei loro compiti in ferrovia. È un raro privilegio essere prescelti, non vedono l'ora di farlo. Il saluto è un dovere, sempre. Non è un treno giocattolo, è una vera e propria linea ferroviaria con incroci in linea.
al tempo c'era pure un ristorante, ora un buffet. Appartamento ridotto nella pace dei boschi delle colline, fumigante 45enne loco diesel, ottima compagnia, me la scialo. Nelle 3 ore volate su questa ferrovia, mai intravisto nemmeno per sbaglio un cellulare fra le mani dei ragazzi. Sarei un nonno orgoglioso di nipotine così. Fidi significa montagna, siamo sulla più alta delle colline intorno a Buda, sui 500 metri. Ci arriva anche una funivia. Il gruppo che era salito al capolinea ora se ne va per boschi, tutto il treno resta a noi. Dopo 8,2 km la stazione Virágvölgyi Vasútállomás. Già, la lingua ungherese è fra le 10 più difficili fra le 7.000 sparse sul nostro pianeta. Thank you.
dire si pronuncia Tillaberz. Ma fa megallo hei. Capolinea di Seceni e di manovra testa coda per riportarsi in testa al convoglio per il ritorno. Ritorno e discesa rapida a pochi passi, 200 metri, dal capolinea della ferrovia dei ragazzi c'è il capolinea della, altra parola difficile, Fogaskerekjuvasut, la ferrovia a cremagliera che fu costruita in soli due mesi nel lontano 1874 con trazione a vapore. I convogli elettrici odierni sono del 1973 della austriaca Zimmering-Graz-Pauka e questa sarà materia del prossimo video.